spagnolo, si presenta da solo e ci dice come mai è in Italia. Ok, va bene, io sono Gonzalo del Moral, sono psicologo e maratoneta, diciamo che sono le due, come mi posso presentare. E sono qua, ho vissuto un anno a Roma e sono qua in vacanze nella zona delle Marche. E alcuni amici di là mi avevano parlato di Curinga, di Calabria, un po', che sono stati l'anno scorso e sono stati innamorati, diciamo, di Curinga. Allora ho deciso di venire e conoscere la Calabria usando Curinga come porta, diciamo, e la sua maratona. Quindi una bellissima esperienza, un'esperienza, prima venuta in Calabria, prima vittoria, e quindi un traguardo abbastanza importante. Quindi l'anno prossimo tornerai sicuramente. Se capita che sia agosto il mese di vacanze, tornerò. È vero che la maratona è dura, però d'un anno all'altro si dimenticano tutte le salite, tutte le cose così. In Spagna corri anche? Sì, anche corro a Siviglia con una società della mia città e sono stato campione sivigliano di maratona e secondo andaluso. Così che... Quindi questo circuito di Curinga ti è sembrato duro oppure un circuito tranquillo? Io vengo da Siviglia, anche il sud della Spagna, però è pianeggiante, c'è il Guadalquivir, è tutto piatto. Per me, appena sono arrivato a Curinga, dico troppe montagne per trovare un percorso piatto. Però dopo la salita c'erano tante persone, un bel punto di ristoro che per me è andato forte anche in salita. Va bene, ringraziamo di questa breve intervista. Un'ultima domanda, come ti sei trovato qui a Curinga? C'è stato, ti è piaciuto l'ambiente? Gentilissimo, veramente siamo arrivati ieri mattina e abbiamo visto Curinga e un po' alcuni paesini vicini, ma veramente Curinga c'è un sapore che a me almeno mi fa sentire come a casa. Non è per dire, sino che anche paragonando con altri paesini di qua mi sono sentito benissimo. Ti ringraziamo dell'intervista e ti facciamo ancora tanti auguri al prossimo anno, allora, va bene? Grazie mille, ok. Allora, ancora abbiamo con noi un vincitore, questa volta il vincitore della 6 ore. Abbiamo Romeo Venditti, che quest'anno è la prima volta che vieni qui in Calabria a fare questa gara e quindi hai vinto questa gara. Massimo pure. Cosa ci puoi dire di questa gara? Ma questa è una gara bellissima che mette a dura prova le articolazioni e anche tutte le parti del corpo, perché comunque è altalenante a livello dei saliscendi, ci sono molte salite e quindi è una gara abbastanza impegnativa. E nel complessivo sono stato molto contento perché, in procinto di fare le altre maratone e la 100 km, sto preparando bene facendo 6 ore come alternativa alle 100. Quindi un percorso abbastanza, come dicevi, altalenante, con delle salite, delle discese, alcuni tratti in pianura. Quindi abbastanza impegnativo. E quanti chilometri hai fatto in questa? Mi pare 70, oltre 70 chilometri. Penso oltre. Oltre 70 chilometri. E quest'anno hai vinto altre gare? Hai partecipato? Ho vinto la maratona del Gargano ultimamente, poi ho vinto la maratona a Perugia, la Strasimeno, terza a Potenza e poi ho fatto i campionati italiani della 100 km, sono arrivato 15esimo assoluto su 1300 partecipanti e con il tempo di 8 ore e 33 primi. Quindi delle belle performance per fare comunque delle gare di 6 ore ci vuole veramente molta energia e allenamento costante, no? Penso. E sto facendo molte maratone, imbrocindo proprio queste gare lunghe in modo che riesco ad acquisire mentalmente la massima fiducia in me stesso. E dopo aver fatto il Firenze Faenza mi sono sentito proprio benissimo e tant'è vero che sto raccogliendo delle bellissime vincite.
Un'ultima domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: come ti sei trovato qui a Coringa? Questo ambiente come ti è sembrato? Mi è sembrato come se stessi a casa mia, perché comunque è un paese al di sopra di 7.000 abitanti, e comunque sia, pure dove vivo io, è un paese che si chiama Pofi, 5.000 abitanti, e è un territorio dove comunque è collinare come qua a Coringa, e è abbastanza socievole la gente come anche a Pofi. Quindi contiamo di rivederti l'anno prossimo alla prossima maratona, la terza edizione della maratona e della 6 ore. Sarà così? Sicuramente verrò. Va bene, ringraziamo di questa breve intervista e facciamo tanti auguri per questa splendida vittoria. Grazie, e grazie a voi e grazie all'organizzazione che ha fatto una bellissima gara e movimentando molte persone. A posto.